Michelangelo, vi parlo di alcuni romanzi, è una parola grossa, racconti lunghi, gialli, polizieschi, che ho scritto, ho cominciato a scrivere alcuni anni fa, poi ho deciso di fare una trilogia che concluderò quest'anno, con il terzo episodio, prima della fine dell'estate 2022. Con la Armando Editore, casa editrice prestigiosa, storica, e con la quale mi sono trovato e mi trovo benissimo. Parlo di fatti che riguardano i posti e le zone dove sono nate, tra Napoli e la provincia di Caserta, dove la gran parte delle persone parlano in dialetto, per cui ogni tanto ci sono anche frasi in dialetto. E si parla di Camorra perché è zona di Camorra, quindi zona con fatti di sangue, fatti feroci, fatti di cronache che tutti più o meno abbiamo sentito o conosciuto. Ma non soltanto di Camorra. La protagonista è una giovane donna, commissaria, molto brava e anche bella, che in fondo non è un peccato. Ho usato uno stile, discorso libero indiretto, quello che consente all'autore, in questo caso il sottoscritto, anche qualche piccolo intervento all'interno dei fatti raccontati. Penso sia abbastanza scorrevole, e un'altra caratteristica è che i fatti raccontati sono sì di fantasia, ma la libertà letteraria lo consente, anche spesso strettamente legati e connessi a fatti di cronaca realmente avvenuti nella zona. La commissaria è fortemente impegnata, fortemente appassionata del proprio lavoro, ma non è una maniaca o una supereroe all'americana come spesso siamo abituati a vedere. Spero che possa piacervi. E che naturalmente è soltanto il successo da parte dei lettori quello che può dire se si è fatto qualcosa di accettabile, per non parlare certamente di bellezza o di altre cose più eclatanti. Buonasera e grazie a voi. Grazie.